Indubbiamente, anche restando su un piano puramente umano, Gesù doveva aver proprio un'intelligenza acuta. Alcune sue risposte, fra quelle registrate dagli evangelisti, non possono che destare ammirazione per la prontezza della formulazione, la brillantezza delle argomentazioni e soprattutto la padronanza unica della legge che esse rivelano. Un insegnamento nuovo, dato con autorità, si legge nel Vangelo di Marco al capitolo 1. Insomma, la più nota e probabile anche quella delle conseguenze di più lunga portata nella storia è proprio la risposta relativa alla moneta con l'effigie di Cesare. Ma anche la replica contenuta nel brano di oggi non è da meno. Essa mette in chiara evidenza la goffaggine dell'attacco ipocrita portato dagli scribi e dagli anziani e di costringere questi ultimi a una umiliante ritirata. Insomma, fra gli insegnamenti che ci pare di poter trarre da vicende come quella narrata oggi dall'Evangelista Marco, ce n'è uno che ha un particolare valore oggi per noi che viviamo magari in un mondo in cui l'opzione di fede non è così scontata, peraltro con risvolti che non sono solo negativi. Conosciamo bene la predilezione di Gesù verso i piccoli, ai quali sono rivelate le cose, i tesori del regno, che sembrano precluse ai dotti e ai sapienti, Matteo al capitolo 11. Il privilegio riservato ai piccoli non è dovuto ad una sorta di diritto naturale. I sapienti, secondo il mondo, sono spesso convinti di bastare a se stessi, ed è questo che provoca chiusura nei confronti di Dio degli altri. I piccoli, i sapienti secondo Dio, invece, non devono necessariamente essere degli incolti, dei poveri sciocchi. Un passaggio ben noto dalla prima lettera di Pietro chiarisce meglio il senso di queste semplici riflessioni. Siate sempre pronti a render conto della speranza che è in voi, a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni, ma fatelo con mansuetudine e rispetto, e avendo la coscienza pulita, affinché quando sparlano di voi rimangano svergognati quelli che calunniano la vostra buona condotta in Cristo, nella prima lettera di Pietro al capitolo 3. Non possiamo certo ambire alla preparazione di Gesù, sia pure del Gesù uomo, ma se Lui è il nostro modello, dobbiamo comunque darci da fare anche su questo punto, secondo le nostre possibilità, ricordando sempre di rapportarci con ogni fratello, secondo mansuetudine e secondo rispetto. Questo lo possiamo fare tutti, carissimi, indipendentemente dai nostri limiti. Buona e santa giornata a tutti.